Alcune delle patate che hai lasciato nella dispensa sono diventate verdi. Sono ancora buone da mangiare? Quando queste verdure entrano in contatto con la luce diretta del sole, diventano verdi per via di una sostanza chiamata clorofilla. È un pigmento verde che le piante hanno bisogno di produrre durante un processo chiamato fotosintesi. Per evitare che le patate diventino verdi, devi conservarle in un posto buio e ben areato. Mentre la clorofilla di per sé è innocua, quando la sostanza aumenta, stimola la comparsa di un'altra sostanza, chiamata solanina, che si trova nei pomodori, nelle melanzane e soprattutto nelle patate. Non solo le fa diventare amare, ma può anche causare seri problemi di salute, per esempio legati alla digestione. Diciamo che è meglio evitare di mangiare delle patate verdi, ma comunque si può sempre fare un ulteriore controllo assaggiandole. Se sono amare, è meglio buttarle. E che dire delle patate germogliate? Si possono mangiare? Dipende. Anche qui la solanina gioca una bella parte. Se una patata sembra bella e ha solo un paio di germogli, si possono togliere e la patata si può tranquillamente mangiare. Ma le patate non saranno bellissime però. Quindi, se devi cucinare un piatto in cui hai bisogno di verdure perfette, puoi tralasciare le patate germogliate e magari usarle per qualcos'altro, tipo una zuppa o la purea. Ma se sembra che alle patate siano cresciute braccia e gambe, buttale via subito per stare tranquillo. A parte la solanina, saranno anche amarissime, quindi finiresti per cucinare e perdere tempo. Vediamo altri trucchi per aiutarti a migliorare le competenze di sicurezza in cucina. Ad esempio, come lavare frutta e verdura con la buccia dura, come meloni e cetrioli. Metterle sotto l'acqua corrente potrebbe non essere sufficiente per eliminare tutte le sostanze non buone sulla superficie. È meglio usare una spazzola sterilizzata e un po' di olio di gomito per riuscire a entrare nelle pieghe della buccia e pulirle benissimo. In questo modo lo sporco e i batteri non si trasferiranno dalle verdure al coltello o all'asse. Sei un fan della carne grigliata? Forse dovresti comprare un termometro per essere sicuro di andare sul sicuro. Se sei un cuoco esperto, ti basterà un'occhiata per capire se la carne è cotta. Ma se non sei proprio sicuro, il termometro diventerà il tuo migliore amico. Gli specialisti affermano che i tagli di carne interi devono raggiungere la temperatura interna di 60 gradi centigradi prima di servirli. Il pesce deve raggiungere i 63 gradi centigradi, mentre la carne macinata un minimo di 71 gradi centigradi. Il pollo e la carne precotta, come gli hot dog, devono raggiungere almeno i 75 gradi centigradi. Per conservare tutto il cibo che hai comprato per il resto della settimana, devi anche assicurarti che i tuoi elettrodomestici funzionino correttamente e siano settati sulle giuste temperature. Come la temperatura del frigo, per esempio, che deve essere sui 4 gradi centigradi o meno. La temperatura del freezer, invece, dovrebbe essere sui meno 18 gradi centigradi o più bassa. Il termometro di cui parlavo prima si può anche usare per controllare se gli elettrodomestici funzionano correttamente. Per fortuna, la maggior parte di questi apparecchi è equipaggiata con il suo termometro oggi. Devi portare del cibo alla grigliata con gli amici? Assicurati che rimanga fresco durante il viaggio. La carne, il pollo e il pesce devono essere trasportati al massimo a una temperatura di 4 gradi centigradi. Puoi sempre usare una borsa frigo. Ricordati solo di mettere i ghiaccioli in frigo la sera prima. Anche il modo in cui organizzi il cibo nel frigo può influenzarne la qualità. La carne cruda, per esempio, deve essere conservata nel ripiano più basso del frigo. È anche meglio tenerla lontana da prodotti freschi e piatti già preparati. Di recente ti è capitata un'interruzione di corrente prolungata? Mi dispiace, ma devi buttare tutto il cibo che era nel frigo. Se il frigo si è staccato solo per qualche minuto, allora sei salvo. Altrimenti devi sbarazzarti di tutti i cibi deperibili. Quando si parla di cibo in scatola, bisogna tenere in considerazione anche i livelli di acidità. I prodotti con un elevato livello di acidità, come i pomodori, l'uva, l'ananas, si possono conservare da 12 a 18 mesi se non sono aperti. Le verdure, la carne, il pollo e il pesce in scatola si possono conservare più a lungo, tra i 2 e i 5 anni, se le condizioni di conservazione sono buone e la lattina rimane intatta. Se le lattine si arrugginiscono o hanno delle ammaccature, buttale. Bisogna anche prestare attenzione a dove si conservano i cibi acidi, evitando dei recipienti con cui potrebbero fare reazione. Saprai, ad esempio, che l'alluminio in cucina si usa tantissimo perché è un buon conduttore di calore.
ma cucinare o conservare qualcosa nella pentola di alluminio potrebbe non essere salutare. La salsa di pomodoro, per esempio, può danneggiare i recipienti di alluminio e le pentole in ghisa e si vede sia nel gusto sia nel colore del cibo. I recipienti che non reagiscono sono la scelta più sicura, quindi meglio investire in pentole e recipienti di buona qualità, in acciaio inossidabile, smaltate o in vetro. Un sacco di piatti hanno un gusto migliore se gli ingredienti vengono pre-marinati. Assicurati di marinare sempre il cibo nel frigo. Se lo lasci fuori, raggiunge in fretta la temperatura ambiente. E allora i batteri iniziano a moltiplicarsi. E potrebbe essere pericoloso se dopo non cuoci quel cibo a una temperatura abbastanza alta. Inoltre, non riutilizzare mai il liquido della marinatura. La prima regola quando stai raccogliendo gli attrezzi che ti servono per la cena. Usa un'asse diversa per ogni cibo. Una dovrebbe essere usata solo per carne e pesce, mentre le altre tra verdura, frutta e pane o simili. È sempre meglio evitare la contaminazione incrociata in cucina. E, a proposito di assi, il miglior investimento sarebbe un'asse in bambù. Questo materiale non assorbe praticamente umidità e non si rovina facilmente con i coltelli. È molto più resistente ai batteri di qualsiasi altro tipo di legno e dura più a lungo. Senza menzionare che ha un bell'aspetto. Le uova possono causare molti problemi se non si conservano nel modo giusto. Ma ecco un paio di consigli. Le uova fresche si possono mangiare fino a 3 settimane dall'acquisto. Tienile nel cartone originale. Le uova bollite possono essere consumate fino a una settimana, non importa che abbiano ancora il guscio o no. Infine, se lasci degli avanzi con uova nel frigo, assicurati di finirli entro 3 o 4 giorni. Tutti vogliamo che il nostro impasto sia liscio e senza grumi, vero? Ma mescolare troppo potrebbe essere un errore. Troppo lavoro può portare alla formazione di grumi e quindi a un impasto molto duro. Il trucco è mescolare lentamente fino a che l'impasto non è omogeneo. La pasta secca si può trovare in tantissime forme e misure e per una ragione. Sai quale? Perché ogni tipo di pasta si abbina a una salsa. Ad esempio, le conchiglie stanno meglio con una salsa densa e con dei pezzi. Perché? Perché la salsa si raccoglie nella conchiglia e in questo modo è più facile da servire e mangiare. Anche la superficie esterna rigata aiuta a ricoprire le conchiglie di salsa. La prossima volta che rovini una teglia di biscotti e finisci per bruciarli, puoi salvarli con la tua fidata grattugia. Gratta via le parti scure dopo aver attentamente rimosso i biscotti dalla teglia. Anche se rovini un po' la forma, puoi sempre ricoprirli di cioccolato fuso. Quando si raffredda, otterrai dei biscotti con una forma perfetta.